Questo programma è realizzato in collaborazione con Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta. In via Cupa Filetti a Battipaglia. Buonasera, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Fatti e Dintorni. Parliamo della tematica che più attuale non si può, insomma, parliamo di rifiuti, parliamo del sito di compostaggio, parliamo del biodigestore teoricamente che dovrebbe essere ad Eboli. Noi lo facciamo con i protagonisti di questa vicenda, o meno coloro che veramente sta a cuore a tanti di noi, ma presenti questa sera c'è Stefania Battista del comitato Non vogliamo il sito di compostaggio a Battipaglia, perché bisogna essere precisi. Ciao Stefania, benvenuta. Grazie. Abbiamo il dottor Vincenzo Fornataro del comitato Salute Pubblica di Eboli, si chiama così? Buonasera, sì. Buonasera, benvenuto. Poi lui lo conoscete già, il nostro ospite spesso, nostro opinionista Marco Di Bello, giornalista del Mattino che ha seguito sin dall'inizio questa vicenda. Buonasera. E poi ancora l'assessore all'ambiente del comune di Eboli, Ennio Ginetti. Sera. E poi il consigliere regionale 5 Stelle, Michele Cammarano. Salve, buonasera. Allora, siamo ovviamente un po' in una situazione delicata. Io vorrei partire subito da ciò che è successo in regione, e quindi, poiché Cammarano si è fatto promotore di questa mozione, cerchiamo di capire chi ha aderito, chi non ha aderito, che cosa è successo in regione. Riguardo, ovviamente, stiamo parlando del sito di compostaggio ipotetico che si parla. Esattamente. Allora, praticamente bisogna fare una premessa per spiegare ai telespettatori come funzionano queste parole strane, mozione, sì, ordine, bravo, del giorno. Allora, in effetti, che si fa? Cioè, la mozione è un documento che impegna la Giunta, e quindi De Luca, a compiere delle scelte, fare degli atti in Consiglio regionale. La mozione passa prima attraverso la riunione dei capigruppo, cioè una riunione dove si riuniscono i capi di ogni gruppo, diciamo, regionale, e dopodiché viene vagliata dalla Giunta e si decide se portarla in Consiglio regionale o meno. Noi in effetti sapevamo già 2 giorni prima che la mozione non sarebbe arrivata in Consiglio regionale per voci di corridoio, e in effetti poi non è arrivata. Quando noi abbiamo protestato perché si violava il regolamento sotto vari, insomma, in vari punti, diciamo, ci è stato fatto notare che la giustifica era quella che non c'era l'assessore Bonavitacola, quindi era inutile portare la mozione in Consiglio regionale. Abbiamo provato a girare la mozione a ordine del giorno, che è un atto che si può fare, è un po' più blando, però diciamo il compito dell'ordine del giorno è quello di informare gli altri consiglieri in Consiglio regionale, che probabilmente poco ne sanno della situazione, di quello che sta accadendo a Battipaglia e Eboli. Ragione per cui, con l'ordine del giorno, per portarlo in Consiglio regionale quel giorno stesso, bisogna che prenda la firma di ogni capogruppo. A onor di cronaca, l'opposizione ha firmato tutta, quindi c'era Fratelli d'Italia, c'era Forza Italia, c'era il gruppo Insieme per Caldoro, noi ovviamente che eravamo i proponenti, mentre invece il PD non l'ha firmata, facendo decadere l'ordine del giorno, perché deve avere la firma unanime di tutti i capigruppo, dicendo che dovevano leggersela, dovevano capire un attimo, era così troppo presto, c'erano ben 4 ore di consiglio, penso che magari 10 minuti per leggere 2 paginette si poteva anche fare. E quindi quello che siamo riusciti a strappare è la promessa di rivedere la mozione di nuovo in Consiglio regionale. Vedete, la mozione è un atto un po' scomodo politicamente, perché? Perché la mozione, se portata in Consiglio regionale, si vota e la votazione è palese. Quindi noi battipagliesi sapremo chi ha votato a favore e chi ha votato contro. Il fatto invece di non far andare l'ordine del giorno è uno scandaloso atto antidemocratico,
Perché quando si firma un ordine del giorno per portarlo in consiglio regionale non vuol dire che sei d'accordo con quell'ordine del giorno, semplicemente dai la possibilità democratica a un consigliere di avere quei 5 minuti in consiglio regionale per spiegare al consiglio regionale cosa sta succedendo. Questo succede con tante altre cose, voglio dire anche più o meno gravi, dove il consiglio deve essere dotto di un particolare evento o di qualcosa che sta succedendo. E quindi si sono, diciamo, blindati da quel punto di vista, perché ovviamente è una cosa scomoda. Ci sono le elezioni e quindi io credo che nessuno voglia farsi, esatto, come diciamo noi, il malanimo con i cittadini battipagliesi. Però è fuori luogo che è necessario, diciamo, poi che ve lo diranno anche loro. I cittadini battipagliesi penso che un'idea già se la siano fatta a prescindere. Se la siano fatta, ma ci sono state anche delle evoluzioni poi successivamente alle, non so se qualcuno ha seguito, ci sono state due audizioni sia in Commissione, sì, certo, Ambiente sia nella terza Commissione Speciale, dopodiché ci sono state delle evoluzioni della situazione, perché Bonavitacola stesso, che già in commissione disse che lo STIR aveva delle criticità, noi facevamo un'interrogazione a proposito e lui dopo andò allo STIR e rilevò che c'erano delle criticità. Disse che il problema veniva dal compostaggio di Eboli, però poi dopo c'è stato sia il ripensamento su Casalduni, sul comune di Casalduni nel Beneventano, dove per le stesse ragioni che noi stiamo adducendo per Battipaglia, lui ha ritenuto utile ripensare a quella decisione presa. E tra l'altro c'è stata un'altra cosa pure abbastanza, insomma, grave, che è il fatto che l'ANAC e Cantone hanno espresso dei serissimi dubbi sulla gestione del sito di compostaggio a Salerno. Che se ne dicesse che fosse un gioiello, cioè che funzionasse a regola d'arte, roba vale, come vedete, molto spesso tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E quindi noi ci riproponiamo ancora di non lasciamo mai la presa, cioè continueremo a fare pressione anche sulla giunta regionale fino a quando, insomma, non si ripensi a quello che è stato già deciso. Ma la percezione, Cammarano, qual è? La percezione è che noi potremmo in qualche modo arrivare ad un ripensamento o perlomeno una contrattazione con la Regione Campania per rivedere un attimo quello che è stato deciso. Diciamo che l'arma che abbiamo è sempre la stessa, cioè essere uniti, compatti, fare pressione costantemente, non lasciare mai la presa. Perché alla fine, quando poi si va un po' sotto elezione la politica, diciamo quella comune, vede gente che si muove, gente, esatto, che si appassiona, esatto, al tema, comincia a ripensarci. Esatto. E questa è una cosa importante, dobbiamo essere in tanti e compatti. Ora so che stiamo organizzando altre, è importante che siamo tutti quanti uniti. Diciamo che forse il nostro vantaggio in questo momento è proprio che siamo a 4 mesi, a 3 mesi dalle prossime politiche, quindi magari possiamo avere una spinta in più in questo senso. Certo, mi ha spesso invitato anche tutte le forze, diciamo, politiche a darci una mano. Diciamo che vedo un po' di malessere, di malumore in questo senso, sembra quasi, non so, la percezione che comunque si farà. Questa è la cosa che sentiamo noi cittadini, però la speranza è quella di vedere migliaia e migliaia di persone. Marco, volevo sapere invece da te giornalisticamente il punto della situazione, anche di questa diatriba, poi ovviamente abbiamo Ginetti che ci dirà la sua, tra Eboli e Battipaglia, che è un po' antipatica. Sì, la situazione tra Eboli e Battipaglia, diciamo che prosegue ormai da diversi mesi. Dobbiamo tornare indietro all'estate, quando i miasmi hanno cominciato ad assediare la Battipaglia e dall'amministrazione di Battipaglia e da quella di Eboli si sono cominciate a rimbalzare un po' le responsabilità su quale fosse la fonte di questi miasmi. Per la verità io credo che una fonte unitaria non esista, ci sono una serie di situazioni critiche, qualche volta può essere stato l'impianto di compostaggio di Eboli, qualche volta lo STIR, qualche volta qualche azienda che è al confine fra Battipaglia e Eboli. Poi è intervenuta la situazione dell'impianto di compostaggio che, diciamo, a partire da giugno, se non ricordo male, ha cominciato a far aizzare ancora di più le due amministrazioni, e da questo punto di vista io credo che ci siano stati un po' di malintesi, forse da una parte e dall'altra, in qualche modo si è venuto a creare qualche attrito, ecco, tra l'amministrazione francese e l'amministrazione. A volte è colpa anche un po' dei giornalisti, che dici?
Ma a volte è colpa delle situazioni che vanno raccontate in un certo modo, perché bisogna fare presa anche sull'opinione pubblica, anche per risvegliarla rispetto a determinati temi, perché è evidente che il caso dell'impianto di compostaggio, probabilmente se non ci fosse stata una presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica, oggi non saremmo qui e la situazione sarebbe stata diversa, forse saremmo arrivati alla costruzione dell'impianto di compostaggio senza nemmeno rendercene conto, insomma, con un'attenzione sicuramente minore rispetto al tema, quindi sì. Ma no. Stefania, a che punto siamo? Poi dopo sentiamo ovviamente gli altri ospiti. A che punto allora siamo rispetto allo sciopero? Io ho seguito, perché vi seguo chiaramente su Facebook, ho visto anche che magari qualcuno ha avuto anche da ridire sulla... volevano insomma andare già in giro con spade e altro, per l'amor di Dio, ognuno ha le sue idee però. Sembra che qualcuno volesse fare direttamente la rivoluzione. Vabbè, diciamo che così come è stata organizzata la manifestazione, è stata organizzata in realtà dall'amministrazione comunale, non dal comitato. Il comitato aveva chiesto uno sciopero generale e per fare uno sciopero generale la prima cosa che aveva chiesto il comitato era di convocare i sindacati. Ovvio che uno sciopero generale non può essere né proclamato da un comitato né da un'amministrazione comunale. La convocazione dei sindacati è arrivata troppo tardi per poter quindi, voi sapete ci sono una serie di passaggi, devono fare una serie di assemblee, proclamare lo stato di agitazione, sentirsi con i lavoratori, con le segreterie regionali eccetera eccetera, quindi prima di arrivare alla proclamazione di uno sciopero generale i tempi non c'erano più. Poi noi abbiamo chiesto un altro tipo di percorso che ci desse la possibilità di andare davanti allo STIR, visto che questo è l'oggetto del contendere. Questo pare sia stato impedito dalla questura, dalla prefettura, per motivi di sicurezza. Quindi diciamo che quella che noi volevamo fosse una manifestazione più forte potrebbe avviarsi in tono un po' minore, ma questo dipende tutto dalla partecipazione delle persone. Siccome noi ci teniamo innanzitutto che la nostra amministrazione di Battipaglia capisca che è la popolazione a non volere un nuovo impianto, e non perché sia un impianto di compostaggio, non vuole un nuovo impianto su questo territorio perché ne abbiamo troppi e molti purtroppo non sono ben gestiti, compreso lo STIR. I controlli effettuati dall'ARPAC hanno dimostrato che gran parte dei problemi erano nel nostro impianto. L'assessore Bonavitavola in commissione disse che i miasmi, come li ha chiamati lui e come li chiama la nostra sindaca, provenivano dal sito di compostaggio. A mio avviso, a nostro avviso del comitato, i problemi sono diffusi. Non ce ne vogliano i titolari delle aziende private, noi non vogliamo togliere il lavoro a nessuno, vogliamo che loro lavorino in tutta sicurezza e che i cittadini abbiano dall'altro lato anche loro una sicurezza per la propria salute. Questo è il nodo della questione, e siccome qui, su questo territorio, abbiamo cave, discariche non bonificate, siti di stoccaggio che da provvisori sono diventati praticamente definitivi, le bonifiche non sono state fatte, 6 aziende private, un impianto di trattamento dell'indifferenziato che vogliono trasformare in un impianto di compostaggio, più l'impianto di compostaggio di Eboli che è a pochissimi metri dal confine con Battipaglia, ci sembra che il nostro territorio in questi termini abbia già dato. Questo è il territorio insieme a Eboli, e io vorrei fare qua in televisione un appello ai due sindaci perché ricomincino a colloquiare e a elaborare un progetto comune che dia spazio alla mozzarella, all'agricoltura, al turismo, a quelle che sono le risorse della Piana del Sele, perché se da un lato sta per diventare il centro regionale della spazzatura, dall'altro rischiamo di perdere i posti di lavoro, e questo è anche l'appello ai sindacati con i quali abbiamo discusso. Mi dispiace per la mancanza della CGIL che si è rifiutata di venire all'incontro, ma CISL, UIL e UGL sono stati concordi con noi nel ritenere che la cosa va esaminata a fondo, perché a fronte della difesa dei posti di lavoro nel ciclo dell'immondizia abbiamo moltissimi posti di lavoro che stiamo perdendo con un'emorragia che non si arresta più in tutti gli altri settori che sono di vitale importanza per la Piana del Sele, e credo che questo me lo possa confermare anche l'assessore Ginetti. Allora, adesso sentiamo subito l'assessore Ginetti, salutiamo il consigliere regionale Cammarano perché ha un impegno, per cui lo ringraziamo per essere venuto, perché devo dire ogni volta che lo chiamiamo accorre sempre, quindi grazie Cammarano, però ci tenga informati perché certo, vogliamo certo sapere. Grazie a voi, salve a tutti. Tutto e per tutto. Allora, andiamo un momento su Fornataro e poi andiamo su Ginetti, così facciamo in modo che Cammarano lasci senza portarsi via il microfono.
Allora, invece dal punto di vista ebolitano, in realtà qualcosa comunque si è mosso, perché il Comitato Salute Pubblica, insomma, salutiamo anche Rosa Delizzi, è intervenuta a sostegno del Comitato di Battipaglia. Certo, allora innanzitutto io condivido appieno quello che ha detto la Presidente del Comitato di Battipaglia. La cosa importante che emerge, che è emersa e che emergerà da tutta questa situazione è che bisogna essere uniti per affrontare questi temi, queste problematiche. Qui sembra che ogni volta che parliamo di rifiuti parliamo di un mostro, invece non è così fondamentalmente. I rifiuti non sono sempre pericolosi e l'altra cosa importante è che il ciclo dei rifiuti si deve chiudere e in particolare, diciamo, l'umido ha bisogno di un sito di compostaggio, altrimenti viene a mancare, certo, diciamo, il ciclo del rifiuto. Il rifiuto parte dalla tavola, diciamo, per quanto riguarda l'umido, finisce nel sito di compostaggio. Uno dei problemi che è emerso, almeno alla nostra attenzione, è che in passato non è stata gestita bene, ma non è che lo dico io, insomma, è così, non sono stati gestiti bene i rifiuti e quindi si è venuto a creare un malumore per cui ogni volta che parliamo di rifiuti succede un casino, cioè noi intendiamo la monnezza, le discariche, i nostri territori sono stati subissati da discariche varie, ci sembra da cittadini che ogni volta che c'è un problema in regione noi siamo diventati il sito, serve Battipaglia, la discarica tra Eboli e Battipaglia in primis, la soluzione ad ogni problema che riguarda tutta la regione. La pattumiera della provincia. E quindi, perché a noi sta a cuore la salute innanzitutto, quello che stiamo facendo è innanzitutto cercare di informarci e di capire qual è il reale problema. Sicuramente la puzza, anch'io sono d'accordo, è antipatica, è uno di quegli diciamo aspetti che insieme al rumore comunque non deve essere generato da qualsiasi impianto di riciclo di rifiuti ed è fastidioso. Sul territorio quello che abbiamo capito, oltre al sito di compostaggio di Eboli, all'ex CDR, ex STIR di Battipaglia, dove sono stoccate balle del 2005, esistono anche altre aziende, 16 nei vari territori, che riciclano rifiuti. E te la faccio breve, quello che abbiamo capito è che troppe aziende private gestiscono troppi rifiuti. Queste aziende sono autorizzate, hanno ricevuto autorizzazioni e quindi quello che è emerso è che per 40 anni fondamentalmente nessuno si è mai interessato di questo fatto. Io adesso non è che sto a... O si è interessato troppo. Non voglio entrare nel problema della gestione criminale dei rifiuti o anche come business, no, anche come business diciamo legale, per l'amor di Dio. La signora prima parlava di posti di lavoro e va bene, insomma, viene da lontano, dai bacini della regione Campania che poi dovevano essere trasformati in ambiti territoriali, quindi non si devono perdere posti di lavoro. Però è anche vero che tu non puoi trattare un quantitativo di rifiuti che, per esempio per l'organico, che può stare a terra 48 ore, questo mi è stato spiegato bene, insomma, e non oltre. Quindi se tu hai, ti dico una sciocchezza, la possibilità di trattare 10 tonnellate, non ne puoi trattare 20. E quindi bisogna che in futuro i sindaci, tutti gli organi competenti e di controllo, gestiscano meglio queste autorizzazioni. Come pure quello che è emerso è che se vengono diciamo rispettate tutte le prescrizioni tecnologiche per far funzionare bene gli impianti, l'impianto non fa rumore, non fa puzza e può essere una risorsa per la comunità, questo sicuramente. Quindi noi continueremo non solo, diciamo,
siamo vicini a Battivaglia, ma perché non è la questione di Battivaglia o di Eboli. Se c'è qualcosa che non funziona a Battivaglia, in un modo o nell'altro interessa anche gli ebolitani, ma anche gli abitanti di Bellizio, certo, Ponte Cagnano, certo, piuttosto, certo, che quelli, certo, di Campagna. Certo, certo. È la stessa cosa di quando volevano costruire quell'impianto a Serre in piena oasi, fatto passare come un impianto di biodistruzione, altro che non era che un termovalorizzatore laser dove potevano essere distrutti anche rifiuti pericolosi, insomma. Quindi non è che interessava solo Serre, interessa anche Eboli e anche Battivaglia. E qui questo è l'altro grande problema. Su cui noi siamo d'accordissimo, cioè bisogna che i sindaci, chiaramente gli amministratori, collaborino e che rassicurino i cittadini sul perfetto funzionamento di questi impianti. Magari invece di farne un altro a Battivaglia, dico una sciocchezza, se ne può fare uno unico che raccolga, perché noi vogliamo come sito di compostaggio di Eboli avere la trasformazione in biodigestore, quindi in qualcosa che dai rifiuti produca energia, e questo sicuramente è importante, valutare per quante persone, fino a che volumi di diciamo umido deve lavorare, perché per produrre energia non è che basta l'umido solo di Eboli o solo di Battivaglia, e quindi ottenere delle rassicurazioni e avere una collaborazione anche di più comuni. Cioè, se deve arrivare Contursi, Colliano, Oliveto, piuttosto che Ponte Cagnano, Capaccia, a portare l'umido a Eboli per far funzionare bene l'impianto, è giusto che questi comuni collaborino tra loro, si siedano a un tavolo tecnico, e mi sembra che il nostro sindaco lo voleva fare, dice che sta aspettando un incontro dalla regione per capire. Anche noi vogliamo capire. Io vi ricordo tra l'altro che non ricordo se l'anno scorso o l'anno precedente a Capaccio noi ne parlo di cittadini, noi media, noi due siamo riusciti a bloccare l'impianto di biomasse, Biocogenia, certo, non è riuscito più a edificare, solo con la forza di ciascuno di noi. Appunto. E all'epoca credo ci fu anche la volontà di alcuni sindaci, insomma ci fu un grande e importante evento, lì ci riuscimmo. Allora andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo subito con Ginetti. Argomento caldo che continua chiaramente anche durante la pubblicità, perché è una cosa che sentiamo tutti quanti in prima persona. Allora Ginetti, chiariamo un po' la posizione di Eboli rispetto anche all'appoggio o meno a Battipaglia, e chiariamo anche secondo, perché io anche la volta precedente, quando eravamo con l'assessore Vecchio, anche in quel caso tu hai sempre difeso il sito di compostaggio dicendo che per secondo quanto era accaduto non c'era possibilità che fosse quello ad avere problemi. No, in realtà non lo difendo perché è un sito di Eboli, è gestito da una ditta che noi potremmo, dobbiamo soprattutto monitorare, e lo facciamo. Ma lo difendo dopo le indagini fatte dall'ARPA, da Enoa, che hanno dato risultati non positivi, o meglio, non negativi rispetto agli odori che arrivano a Battipaglia. Questi nasi di cui parla anche, che in estate sono stati usati e richiesti sia in primis dalla sindaca di Battipaglia, ma poi successivamente. Ci siamo allarmati, non è che noi è nostro e quindi è il più bello, è il più, cioè noi ce lo difendiamo così. È perché in realtà ci sono dei dati che ci confermano una gestione che, ripeto, parliamo di rifiuti e non di caramelle o di dolci. Ci sta un limite circoscritto, un odore legnoso, che è inutile ridire sempre il processo dell'impianto di compostaggio. Ci sta questo filtro dove all'interno, biofiltro, dove all'interno gli odori e gli scarichi passano attraverso queste radici legnose che emanano questo odore forte che inevitabilmente si sente, ma è circoscritto nel raggio di 100 metri, dove già alla prima curva dopo lo stir non si sente più. E già non quest'estate ma l'altra fummo all'epoca già tacciati di questo problema.
ne uscimmo tranquillamente puliti da un punto di vista di indagini. Nonostante ciò abbiamo fatto una miglioria nella terza tettoia, non richiesta, dove abbiamo messo nella terza fase di maturazione anche quella attaccata ai biofiltri direttamente, che sono all'interno dallo scrub. Ciò non toglie che siamo pronti ancora a rimodernizzare il nostro impianto ed aggiustarlo nel miglior modo possibile, ma dobbiamo trovare le cause, ed è per questo che istituzionalmente non saremo allo sciopero del 23 a Battipaglia, ma continueremo ad insistere con la Regione per un tavolo tecnico per trovare davvero le cause, e soprattutto, come diceva anche il dottor Fornatà, Battipaglia ha 17 già autorizzazioni sul territorio, noi tre, ma 17 autorizzazioni, che è lì che bisogna fare, a mio avviso, la, tra virgolette, la guerra. Ma in che senso? Noi in realtà prendevamo l'umido attraverso un privato di Battipaglia fino all'estate, in estate, non avendo direttamente con il comune un accordo, e avendoli con altri, diamo priorità ai nostri accordi. Capaccio triplica il suo quantitativo nel momento in cui viene a conferire, perché noi possiamo giornalieramente, noi non stocchiamo nulla, il nostro umido, dai 3 ai 4 camion al giorno parliamo, entra direttamente nell'impianto e viene lavorato, noi non stocchiamo. Vi dico di più, che cosa è successo dopo settembre, stiamo controllando anche l'umido in entrata, se viene stoccato da qualche altra parte dalle aziende prima dell'ingresso, stiamo aumentando i controlli, per quanto, vi ripeto, come 2 anni fa le indagini hanno dato ragione alla gestione, non al comune di Eboli, non siamo noi a gestirlo, non è comunale la gestione, ma è privatizzata. Anche noi paghiamo l'umido all'interno del sito di compostaggio, ci mancherebbe. E con questo non significa che abbandoniamo i cittadini di Battipaglia, non significa che non sentiamo la problematica ambientale e territoriale come un qualcosa di nostro, anzi tutt'altro. Proprio per questo il tavolo tecnico convocato in regione, dove ci auguriamo venga anche Battipaglia, e soprattutto trovarne le cause. Quindi tu dici che oltre ogni ragionevole dubbio dal sito di compostaggio di Eboli non esce. No, io non dico che non esce, dico se esce qualcosa non può essere come mediaticamente e strumentalizzato, perché veniamo strumentalizzati anche da, non parlo dell'amministrazione, l'amministrazione segue il trend. Sì, ma se si continuano a fare video, io vedo su Facebook video di battipagliesi che vengono lì a guardare un sovvallo di riciclo che praticamente ha già passato 14 giorni, non è un bel vedere sicuramente, ma non ha passato 14, ha già passato però non dovrebbe essere coperto, Ennio. No, il nostro è, ci sono due tipi di impianti, ci sta. Prevede tutto chiuso. Quindi, quei video non hanno nessun significato. No, però all'inesperto, a chi non è del settore, ha un impatto. Dice, no, là Eboli stocca tutto fuori. No, quelli là non sono i rifiuti, sono le buste, c'è una rompisacco che entra l'umido dentro là, perché lo raccogliamo nei sacchi, tutte le città lo raccolgono nei sacchi, entra là, c'è una rompisacco, scassa il sacchetto che contiene l'umido, va 14 giorni in una biocella a perdere tutto l'umido e gli odori, esce fuori, viene rilavorato attraverso, per quello che si può recuperare per i sacchetti biodegradati, e poi esce fuori lì, che è quello che noi vediamo nei video, che qualche per la trasformazione è torno subito. È possibile che non vengano accelerati, assessori, i tempi di lavorazione, per questo emano ancora? Perché alle volte le ditte private sappiamo che hanno questo tipo di tendenza, per poter lavorare di più accelerano i tempi, e quindi non lo può fare per un semplice motivo, perché la cella non si può bloccare, cioè una volta che entra all'interno il rifiuto ha un ciclo integrato che, se viene interrotto, deve riniziare da capo. Cioè, perché ci sta una fase di essiccazione all'interno delle biocelle, che, vi ripeto, sotto il pergolato va in una vasca che è alle spalle, che è chiusa e che viene gestita a tenuta stagno. Tutto quello che esce rimane all'interno del capannone, che è l'unica entrata, e quando entra il camion dentro viene richiuso per poi dopo... Ok, fatemi sentire un attimo Marco. No, io dico semplicemente
Che a parte che c'è una ciclicità, diciamo, di questo processo, per cui può essere che un giorno emetta un odore e l'altro giorno no, quindi è anche difficile forse alle volte andare a determinare se effettivamente quell'impianto in quel giorno ha emesso cattivo odore. Ma quello che volevo dire è che io tempo addietro ho denunciato che a Battipaglia c'è un privato che tratta rifiuti, che ha un piazzale pieno, zeppo di rifiuti. Qualcuno mi ha detto, sì, vabbè, ma è plastica e cartone, ma se è la plastica del vasetto di yogurt, ovviamente in estate emette cattivo odore anche quello lì, quindi non è che bisogna andare per forza di cose a puntare il dito presso uno o l'altro impianto. Credo che, come dicevo anche prima, l'insieme delle cose finisce per creare quei miasmi che abbiamo sentito, insomma, ma per tutta l'estate. Ma io direi che anche i miasmi sono solo la punta dell'iceberg, sono quelli che probabilmente hanno fatto svegliare la popolazione, ma quello che è più grave è l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque, e quello prima. Capita nel momento in cui gli impianti, in genere, non mi riferisco al compostaggio di Eboli in particolare, ma mi riferisco a qualsiasi impianto di trattamento dei rifiuti, non viene gestito come si deve. Cioè, noi abbiamo avuto un incendio di materiale plastico che per 48 ore ha fatto bruciato. Una nube nera, poi vanno a fare le analisi, dice no, non contiene diossina. Ora è matematicamente la provato. Siamo stati fortunati. Allora, guarda, io l'ho seguita. Per i venti che considera una cosa, noi là veramente avremmo potuto fare una guerra istituzionale con Battipaglia e non ci siamo permessi, a differenza di quello che stava succedendo. Pare che adesso si siano calmati. Si devono fare i controlli. Ma come si fa a Boscariello, la nostra zona di Eboli, al ridosso di Sele Ambiente, che fu, ecco, l'incendio, lo guardiamo. È stato invaso. Noi quella domenica saltammo, noi ebolitani, e facciamo sulla piana del Sele, io abito al settimo piano e guardo tutto. Scappai lì giù pensando che ci fosse in realtà quello che c'era. È un disastro. Ho seguito tutte le indagini dell'ARP, devo essere sincero, lì siamo stati davvero fortunati. I venti quel giorno hanno davvero spinto, fortunati tra virgolette, perché è andato comunque da qualche altra parte. Davvero non ha intaccato le culture, ed è per questo che anche là, diciamo alla Francesca, non fare subito una, non emanare subito, ricordate che cosa fece la ordinanza di chiusura delle aziende. Ma quella non è una bella pubblicità ma è cautela, certo. Però dico, capiamo un attimino di che cosa, non partiamoci, non per il vostro sciopero, è chiaro, lo fa capiamo di che cosa stiamo parlando. L'ambiente è una cosa seria. Io dico che da questa discussione, mi perdoni assessore, che sta emergendo proprio questo. Cioè, noi stiamo discutendo di nuovo da dove viene la puzza, no? Ok. Allora, l'assessore ha detto che istituzionalmente il comune non parteciperà alla manifestazione. Io personalmente, da cittadino, dico che questo è sbagliato per un semplice motivo. Perché? Perché oltre, sicuramente, ed è giusto tutto il percorso che l'amministrazione di Eboli sta facendo, non fa una piega, però è importante proprio perché questo ha mosso l'interesse dei cittadini. Attenzione, ha spiegato, non c'è più uno sciopero, è una manifestazione. È una manifestazione. Loro non vogliono il sito di costruzione. È un evolversi continuo di che cosa manifestare. Allora io invece dico, facciamo un'unica squadra. E io questo non lo dico volevo solo dire come assessore, ma lo diciamo come amministrazione, più volte ripetuto anche la volta scorsa all'assessore all'ambiente di Battipaglia, noi siamo pronti a qualsiasi collaborazione, ma che sia e che vada verso quella direzione veramente per la tutela dei cittadini e non populista. E io questo volevo, perché e io questo volevo dire, si parte da video e attacchi anche, devo dire la verità, non simpatici da amministratori battipagliesi sui social, dove il social lascia il tempo che trova, per l'amor di Dio, ma noi siamo delle istituzioni, e quando le istituzioni dicono che l'unico male, cancro di Battipaglia è il sito di compostaggio di Eboli, ma assessore, le sto dando del lei in questo momento, anche se noi ci diamo abitualmente del tu, o ci possiamo dare del tu tranquillamente. Ma anche adesso lo puoi fare. Sì, perciò dicevo, quindi l'hai detto tu prima, no? Allora ci sta
che l'amministrazione viene attaccata, gli amministratori vengono attaccati. Io volevo solo mettere in evidenza questo, che magari partecipare alla manifestazione, inteso come atto di inizio di quel percorso che può portare a un tavolo unico insieme ad altri sindaci per migliorare dal punto di vista tecnologico gli impianti e per far sì magari che a Battivaglia non venga costruito un impianto inutile, oppure se è necessario e se si deve fare, questo lo valutate, diciamo lo valutano gli amministratori, che funzioni nel modo giusto e che ci sia un controllo, guarda, per la tutela, guarda, della salute dei cittadini. Il problema però, guarda, è che non sono gli amministratori a deciderlo, ma è una scelta presa dall'alto, no, certo, Marco? Questo è il primo problema. Il discorso che volevo fare io è questo: si parla giustamente, valutandolo in questa stanza dove siamo quattro persone, cinque persone, tutti quanti senzienti e abbastanza ragionevoli. Il problema, esatto, è gestire la situazione con un bacino di popolazione che conta forse 100.000 abitanti tra Ebole e Battipaglia, e non è facile gestire appunto i sentimenti della popolazione. Io riflettevo prima di venire qua che a cavallo fra gli anni 80-90, adesso non ricordo preciso l'anno, forse l'88, il pentito del clan dei Casalesi andò a fare un'audizione segretata dove diceva forse a Battipaglia, sì, Carmine Schiavone, forse a Battipaglia ci sono dei rifiuti all'interno delle discariche. Ora quelle discariche sono ancora lì, magari nessuno ci ha pensato in questi mesi, però è ovvio che è ovvio che il sentimento della popolazione è influenzato anche da episodi, certo, come questi. Non, certo, possiamo dire che nelle discariche di Battipaglia Ebole ci sia, però nessuno ovviamente ha controllato. Allora, gestire queste situazioni con tutti i limiti che possono avere le amministrazioni di Battipaglia e quella di Eboli, ma è evidente che non è facile fare una discussione ragionevole, i controlli, le sanzioni a chi non rispetta, cioè, le abbiamo impegnati diventa molto difficile. Guarda, da medico ti posso dire che c'è un aumento esponenziale di malattie tumorali e di altre patologie tipo la sclerosi multipla anche nel nostro territorio. C'è una zona, diverse zone di Eboli per esempio, tra cui una è Acqua dei Pioppi, che c'è la strada che dalla Casarsa, diciamo, va verso Serra Capilli, di sclerosi multiple, ok? E tu citavi quegli anni, io ti posso assicurare che qualche anno più di te ce l'ho, mi dicevano per conoscenza diretta che camion di percolati sono stati sotterrati a 100.000 lire a camion in aziende che stanno in quella zona. Questo che ne sappiamo, che è difficile fare un ragionamento, certo, no, però la cosa importante è questo, cioè, allora, il tema è vastissimo. A tutela della salute ci vuole un controllo di tutto quello, guarda, che c'è sul territorio. Il tema veramente è molto vasto, è proprio per questo che io dicevo, Stefani, secondo noi Eboli, questo tavolo che la regione a breve ci darà, è lì che dobbiamo insistere, e magari andiamoci tutti insieme, Eboli e Battipaglia, sì, bisogna fare un protocollo, allora, per andare a questo tavolo tutti insieme, noi l'abbiamo avviato, e oltretutto in seguito a quel tavolo siamo d'accordo in pieno a fare un consiglio matematico congiunto, ma altrimenti tra cittadini arrabbiati, e voi lo sapete perché Battipaglia non ce la fa più, ma non da un punto di vista... noi siamo mortificati proprio come territorio, la Piana del Seno, uno sciopero che poi dopo diventa una manifestazione, che prima la sindaca dice noi non lo possiamo fare, poi dopo lo vuole fare, che poi dopo dice no, voi siete voi, poi dopo non siete voi, poi dopo fanno una riunione di domenica, ci vediamo il sabato e al sindaco non dicono nulla, cioè, voglio dire, allora azzeriamoci completamente, andiamo in regione, capiamo le intenzioni, perché dall'ultimo piano regionale del 2016 l'unico sito non è nemmeno l'espansione noi non abbiamo ancora un'autorizzazione per poter ampliare il nostro impianto di compostaggio e farlo diventare un biodigestore, l'unico è lo stiro di Battipaglia, una conversione di 20.000 di umido e 15 di verde, perché tre quarti un quarto è strutturante e tre quarti è l'umido, però io mi inizierei a chiedere come cittadino, ma io il mio umido dove va? Da giugno
che io non lo conferisco più a compostaggio e forse sento dei miasmi, ma non è che c'è qualcuno che le stocca. Però è proprio questo, Ennio, scusa, cioè secondo me i due sindaci in particolare, ma noi siamo aperti, siamo devono vedere, sì, ma ormai si è creato un attrito che sembra che deve essere superato, si deve stabilire. Il nostro sindaco, come quello di Battivaglia, sono persone intelligenti e amano il territorio, non è che ci fermiamo alla strumentalizzazione di qualche assessore di turno, qualche consigliere che vuole cavalcare un po'. Sai, bisogna concertare questo e andare in regione, okay, già con un progetto, cioè insieme avrebbero potuto decidere, perdonami, Eboli e Battivaglia, dice ok, non facciamo Battivaglia, aumentiamo e facciamo sì che venga data l'autorizzazione a quello di Eboli, proprio per dimostrarti, io mo sono ebolitano. Io credo che però Battivaglia faranno la guerra anche di fronte, esatto, a sì, però considerate una cosa, assessore, solo il problema fondamentale è quello che diceva Marco prima. Se noi abbiamo saputo che un pentito di Camorra ha detto che probabilmente c'era qualcosa di cui preoccuparsi e in tutti questi anni nessuno ha fatto nulla, se noi scopriamo che nello STIR che è pubblico, TMB oggi, e che quindi dovrebbe dare il massimo delle garanzie, le cose non stanno come dovrebbero, abbiamo constatato con mano che le aziende private neppure stanno lavorando come dovrebbero, perché rifiuti qualcuno li tiene all'aria aperta, lì c'è stato l'incendio, da qualche altra parte qua i comuni possono intervenire e noi l'abbiamo detto e abbiamo pregato, abbiamo spronato, non dovrebbe essere più gestito dalla provincia, ma guardate, allora, c'è una legge, devo dire anche una cosa, lo STIR di un protocollo d'intesa non ci siamo potuti fidare più. Cioè, no, un atto firmato. Parliamo di 130.000 tonnellate di secco indifferenziato, dove all'interno c'è anche umido, inevitabilmente. C'è qualcuno che sbaglia. Certo. Anche se non sbaglio. Parliamo di indifferenziato, di urbani. Se fai una scopata a terra dopo aver mangiato la cucina, c'è umido. Però, la nostra tendenza è quella là di ridurre il secco indifferenziato. Noi dovremmo ridurre a monte i rifiuti, facciamo questa modifica innanzitutto. Tanto è vero, le percentuali nei comuni stanno alzando, la sensibilizzazione dei cittadini sta aumentando, ma la cosa importante è che sta aumentando anche la conoscenza del riciclaggio, la conoscenza. Devono solo aumentare i controlli, Ennio. Nel momento in cui cresce la consapevolezza del cittadino che anche quello è una specie, il secco indifferenziato costa 150 euro a tonnellata. Sì, infatti. L'umido costa di meno, quindi già separare questa cosa porterebbe a una riduzione dei costi. Allora, andiamo in chiusura perché ormai le cose ce le siamo dette. Volevo solo lasciare un momento perché volevo fare un ragionamento velocissimo con te alla fine, insomma, che un po' è sulla prova, quando ci vuole. Volevo chiederti quindi, rinnoviamo l'invito, la cosa dispiace anche a me che l'amministrazione di Eboli non sarà presente quel giorno, anche solo come presenza, come presenza, come presenza, come presenza, a fare quello che anche dice, perché no? Io vorrei dire questo, lo dico ai cittadini di Eboli come a quelli di Battivaglia, come a tutte e due le amministrazioni, scendere in piazza il 23 e partecipare anche alla passeggiata dei piccoli il 19 significa dare forza alle istituzioni nostre locali per andare poi a discutere, perché dimostreranno che la popolazione non vuole più che vengano calate decisioni dall'alto. La popolazione vuole essere tenuta in considerazione, la popolazione vuole che si smetta di uccidere un territorio senza consultarle, questa è la prima cosa, questo è il motivo per scendere in piazza il 23 novembre. Ovviamente i cittadini sono liberi, per cui se ci sono quelli di Battivaglia, di Bellizzi, ma di Serre, voglio dire, se è una cosa che sentono i cittadini, anche gli amministratori spogliati dal loro ruolo, esatto, possono per fortuna. Parliamo di una presenza istituzionale che non ci sarà, ripeto, ci sarà. Quindi Ginetti da singolo cittadino ci viene. Ma allora guardi, io sono a Roma, ti dico la verità, io sono a Roma e non è una coincidenza. Però io ripeto, l'impianto, io non sono contro gli impianti di compostaggio, sempre per il discorso, come diceva anche Stefania fuori onda, nemmeno noi siamo contro gli impianti di compostaggio. Assolutamente, quindi, però io sono contro gli impianti che non funzionano.
o di compostaggio o di... e quindi andiamo e facciamo qualcosa, una manifestazione generale perché bastava... Ma andiamo con la forza di una popolazione che dice basta con gli impianti che non funzionano. Vabbè, quindi dopo questa manifestazione è probabile che ci sarà questo, se faranno l'audizione in regione, è probabile che questo consiglio comunale congiunto si farà. Senti Marco, volevo chiudere con te. Quanto conta la posizione politica degli amministratori in queste scelte, anche di esserci o non esserci? Io credo che sia importante, ma è un messaggio ovviamente di unità, il discorso che facevamo prima, essere tutti insieme ovviamente dà maggiore forza alla protesta. Ovviamente questo vale anche all'interno delle singole amministrazioni, perché oggi anche a Battipaglia viviamo una sorta di situazione un po' complicata dal punto di vista politico, e anche lì ovviamente essere divisi potrebbe portare a un impoverimento, ad un indebolimento addirittura dell'azione di protesta. Quindi è ovvio che l'azione politica è importante, ma anche perché significa avere qualcuno con cui parlare. In questo momento il rischio è proprio quello di non sapere con chi parlare, cioè chi va a parlare in regione, con chi parla e chi sono i rappresentanti di una e dell'altra protesta, e ovviamente questo diventa motivo di indebolimento, credo io, della protesta stessa. In una trattativa bisogna avere due interlocutori che non dico siano alla pari, ma perlomeno si riescano a fronteggiare, e questo fino ad ora purtroppo non c'è stato. Ma è chiaro che nelle zone d'ombra si insinua. Questa intenzione dell'amministrazione di Eboli è quella là di portare un tavolo tecnico anche aperto, cioè non perché ce la dobbiamo chiudere e cucinare gli amministratori a livello locale vengono eletti da un po', cioè voglio dire, noi abbiamo comunque una responsabilità grossa verso i nostri cittadini, certo. E in regione è proprio questa l'intenzione, di aprire un tavolo tecnico vogliamo lato anche, il responsabile del lato, vogliamo tutte le categorie interessate alla problematica ambientale, proprio perché è una cosa un po' più grande di un video che viene postato. Io volevo dire solo che come comitato, in relazione a questo che stavamo dicendo, abbiamo chiesto e ottenuto un'udienza dal sindaco presso la commissione ambiente giovedì a mezzogiorno. Il sindaco ce l'ha accordato, siamo contenti di questo fatto, grazie a Pierluigi Merola, il consigliere Merola, ci sarò io e ci saranno anche i dirigenti per qualsiasi dubbio e qualsiasi magari lì potete andare voi in quel momento, diciamo. Noi volevamo chiedere e dire al sindaco, l'anticipo qua, chiaramente proprio questo, cioè di cercare di intervenire insieme al sindaco di Battipaglia, di costruire insieme un piano di intervento, di azione, una strategia comune che serva a tutelare la salute dei cittadini in primis attraverso il controllo di tutte quelle aziende di cui parlavamo prima, private chiaramente, che sono senza controllo, diciamolo, e di fare in modo che vengano osservate le prescrizioni tecnologiche che nel sito di Eboli, se doveva avere 10 milioni di euro e ne ha avuti 9, non ha potuto chiudere 3 capannoni, venga migliorato. Battipaglia, lo Stir, là ci stanno monnezze dentro che puzzano in un modo incredibile, quindi bonifichiamo e ottenere attraverso un progetto, si deve costruire, lo costruiamo, otteniamo dei vantaggi, chiediamo la bonifica della discarica che c'è tra Eboli e Battipaglia, quella siamo stati di Gradaglia. Gradaglia abbiamo un finanziamento di 80.000 euro. Di ottenere un'uscita dell'autostrada dedicata tra Eboli e Battipaglia per l'area industriale, in modo che se devono venire altri camion a conferire l'umido, piuttosto che l'indifferenziato, perché comunque continuerà ad esistere quella parte, sia limitata e non intasi gli svincoli di Eboli e di Battipaglia. Noi diciamo da 30 anni, non lo so, ma c'è un bagno di realtà. E sai, ribadirle, perché qua il discorso è questo, so. La responsabilità, perdonatemi, ce l'ha anche la magistratura, dico qualche cosa così, me ne assumo le responsabilità, perché il politico, preme per non far perdere i posti di lavoro sotto pressione delle aziende e dei privati. I magistrati politicamente e alcuni enti politicizzati e alcuni controlli, ne citava alcuni Ennio prima, dobbiamo vedere sempre se funzionano. Quello che è sicuro è che i controlli sono pochi o inesistenti.
E allora sicuramente Battipaglia poi c'è anche questo problema di crisi di maggioranza in questo momento e che quindi ancora una volta distrae un po', no? Rischia anche di influire anche questa, a mio avviso, perché poi c'è il rischio che adesso i 7 dissidenti sicuramente scenderanno in campo anche loro il 23, però ovviamente non c'è quell'unità di intenti che può avere una maggioranza intera. Comunque speriamo che la manifestazione del 23 sia poi ne parleremo, insomma, vigorosa. Di questo aspetto. Allora, quindi vi ricordiamo, 19 marcia dei bimbi, dei più piccoli, e 23 si parte da? Si parte dal centro della città, da Piazza Mendola. Ok, quindi da Piazza Mendola e poi insieme in giro per la città. Noi ringraziamo chiaramente tutti i presenti, Michele Cammarano che è dovuto scappare via e l'assessore Ginetti che comunque ha accettato di essere con noi e raccontarci ancora una volta quello che in realtà ci aveva già raccontato in passato, però è giusto ed importante. Ma noi ci saremo sempre, lo so. Esatto, ed è importante la vostra presenza, magari ci ripenso. Il mio amico giornalista del mattino Marco Di Bello, dottor Vincenzo Fornataro del Grazie Comitato Salute Pubblica e ovviamente Stefania Battista che ormai è diventata la passionaria del non vogliamo il CEO di Vampostaggio. La passionaria prima era Cecilia Francese, ecco, sulle cronache giornalistiche, hai preso la staffetta. Adesso insomma, meglio cambiare. E grazie ovviamente a voi per averci seguiti come sempre. Appuntamento alla prossima settimana. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta, in via Cupa Filetti a Battipaglia.